Aio, popolo blu cerchiato, ma che partita di merda! Che partita di merda! Mamma mia! Ma cosa abbiamo col Cagliari? Cosa abbiamo col Cagliari? Riusciamo a vincere contro chiunque, riusciamo anche a battere il Real Madrid una volta ogni tanto, ma il Cagliari no, porca puttana! Ma che partita! Ma veramente spenta! Cioè, io veramente dopo 10 minuti avevo voglia di cambiare. Cioè, allora, veniamo da un pareggio nel derby che, vabbè. Prima di una sconfitta, meglio il pareggio. Però, capitano, non si può giocare così male! Non si può! Non ho un'idea, niente di concreto, un gioco serio. Allora, l'anno scorso, che avevamo una squadra con qualche seria difficoltà, a Cagliari abbiamo fatto 3 gol! 3! Oggi non avevamo neanche voglia di tirare. Non avevamo neanche voglia di tirare. Avete, giocatori della Sampdoria, sto parlando con voi. Avete paura di qualcosa? No, io un filino di psicologia l'ho studiata, quindi parlatemene, magari parlando vi aiuto ad affrontare questa vostra paura. Cosa avete paura? Dei pagliacci, degli zombie, dei ragni? Ditelo in porta, porca troia! È il vostro lavoro! Ma io mi chiedo, se io gioco da questo lato e devo fare gol di qua, a che cazzo mi serve continuare a passare la palla indietro se devo fare gol di qua? Per ripartire tutti insieme? Sì, ripartiamo tutti insieme, diamo tutti insieme a braccetto. Così poi altri ce la infilano lo stoppino ripartendo in contropiede. Bravi! Oppure, se la ripassi indietro, uno fa la cagata perché non ha senso ripassargliela indietro, si fa buttare fuori e poi rimaniamo nella merda perché siamo un in meno. E che cazzo! Ogni volta ce n'è sempre una. Con il Cagliari ci caghiamo addosso, ma è sbagliato tutto, è sbagliato l'atteggiamento. È sbagliato che ci mettiamo un minimo di grinta e allora tutto quel poco di qualità in più che abbiamo rispetto ad altre squadre va a farsi benedire. Cioè non è che se ci mettiamo un po' più di grinta allora dobbiamo metterci meno qualità, se ci mettiamo più qualità meno grinta. Porca troia, dobbiamo far crescere tutte e due. Non è che deve rimanere una squadra che magari si salva, magari no, qualche bella vittoria ogni tanto. A che cosa mi serve vincere contro la Fiorentina, contro la Lazio, contro l'Atalanta in 3 volte di fila così? Da farmi gasare se poi vado a perdere contro il Cagliari senza una minima voglia di giocare? Io non lo so. Mi è anche andata un po' scusate, mi è anche un po' andata via la voce. Sono più incazzato per questa sconfitta che per quella con il Benevento. In quella col Benevento almeno per 20 minuti abbiamo giocato bene, abbiamo fatto vedere un bel gioco fluido. Qua non c'era un'idea. Ramirez, ma cosa ti sta succedendo? Cioè, quest'estate volevi tanto andare al Toro, che poi alla fine non sei andato, allora adesso sei incazzato. Non lo so, ma se devi giocare così, vai pure a giocare nel Cabanette, dove vuoi. Ma non nella Sampdoria. Che cazzo. Ma Ramirez come uno dei tanti. Tonelli. Tonelli, ma che hai fatto una cosa giusta su quel tiro di Joao Pedro, e poi? Cosa hai fatto, Tonelli? Cosa hai fatto? Dei danni! Quello dei passaggi indietro ad Augello, vabbè, diciamo che è più colpa di Augello che di Tonelli, però non mi incazzo con Tonelli solo per questo, mi incazzo per quell'errore ingenuo sul rigore, per il giallo preso. Cioè, veramente, Tonelli, cos'è il quinto giallo in 7-8 partite? Stai diventando Ronaldo Vieira dell'anno scorso, che una volta sì e l'altra pure prende dei cartellini gialli. Cazzo, ma sveglia! Cioè, abbiamo più qualità a livello di giocatori dell'anno scorso, giocando contro un Cagliari che è più o meno lo stesso dell'anno scorso, anzi, l'anno scorso, nel periodo in cui affrontavamo il Cagliari, abbiamo affrontato il Cagliari. Era un altro Cagliari, là erano più gasati perché era un periodo fantastico per loro. Adesso un periodo normale come un altro, e noi ci stiamo facendo fregare! Cioè, l'anno scorso si è riusciti a fare 3 gol, ne abbiamo presi 4, però almeno abbiamo giocato bene, abbiamo tirato in porta. Oggi c'era paura di tirare in porta. Ragazzi, io sono rimasto amareggiato in una maniera incredibile da questa partita. Spero che nelle prossime partite ci saranno dei cambiamenti, proprio a livello di gruppo. Vabbè, era anche infortunato Keita, quindi uno degli uomini di punta. Adesso speriamo che si rimetta in fretta, però che squadra è la squadra che deve sperare in un giocatore singolo? Cioè, poi Keita è un gran giocatore, ma non è Messi o Cristiano Ronaldo che è un fenomeno. Se dobbiamo sperare in un uomo solo, allora siamo messi bene. Adesso, tolta la partita di oggi,
C'è questa pausa delle nazionali. Poi giochiamo contro Bologna, che è un avversario che sulla carta possiamo battere. Non facciamo cagate, non dico vinciamo 3-4-0, però almeno evitiamo di perdere. O evitiamo di giocare come oggi, che tiriamo fuori un minimo di attributi, ma poi sprechiamo dei palloni. Perché non serve a niente, se no non ci guadagniamo nulla. Brutta partita, brutto risultato e poco altro da dire, ragazzi. Iscrivetevi al canale YouTube, cliccate sulla campanella degli avvisi, così quando faccio qualche altro sclero lo sapete, vi fate due risate. Scusate, alla faccia mia che non ho quasi più voce. E va bene così. Ciao popolo blu cerchiato!